Sono situazioni di infortunati più uno squalificato, quindi abbiamo quattro giocatori indisponibili, però insomma, abbiamo anche una rosa larga, quindi le alternative ci sono. E, sì, è una settimana diciamo, che è venuta dopo questa sconfitta, quindi sicuramente ci aspettiamo un grande riscatto, soprattutto oltre ad aver lavorato magari anche su un concetto diverso di disposizione in campo, mi aspetto una prova caratteriale più forte, con più personalità, con più temperamento, con più personalità soprattutto nei momenti difficili della partita. Quindi è questo il nostro miglioramento che dobbiamo sicuramente apportare perché giustamente dopo una sconfitta si è sempre in un periodo delicato e bisogna subito reagire nella maniera giusta. Sì. Comunque un avversario, una Paganese che diciamo è in serie positiva, oppure perché Paganese quest'anno sta andando benissimo. Sì, questa ha un DNA che poi calza benissimo con quello che serve in questa categoria e in cui noi non ci siamo ancora calati al 100%, cioè la corsa, l'agonismo, la voglia, la motivazione, questi ne hanno tanta. E se noi non ci caliamo in questa realtà totalmente, non possiamo far prevalere un presunto fattore tecnico migliore. Quindi questo è stato cioè quello che ho cercato di trasferire ai ragazzi. I ragazzi devono avere più personalità e nei momenti difficili tirare fuori un po' più di carattere, perché anche con quello si sopperisce magari a delle situazioni che ancora non riescono bene a livello tattico. Questione di tempo per appunto per Su certe calarsi. cose è questione di tempo, su altre cose vediamo. Insomma, abbiamo queste due partite per fare un'ulteriore valutazione e poi vedere se strutturalmente dobbiamo eventualmente toccare qualcosa. Su certe altre cose è questione di tempo, di assimilare concetti che comunque erano diversi da quelli di prima. Beh, Cioè di questo ne ha parlato già con la società, evidentemente. noi con la società, con il direttore, ci sentiamo sempre, quindi stiamo valutando, valuteremo bene anche, ecco, ma tanto ormai domani si gioca e c'è un'altra settimana di lavoro, quindi altre due partite, valuteremo queste due partite, però abbiamo già le idee abbastanza chiare su quello da fare, su quello che c'è da fare, insomma. Gioco va. Soprattutto di tenere i giocatori che hanno un'alta motivazione di stare a Catanzaro, perché senza di quella tutti gli altri discorsi non contano niente, quindi adesso pensiamo a queste due partite e poi dopo faremo queste valutazioni. Si parla di rivoluzione addirittura nel mercato di gennaio, è così? Vediamo, perché poi, ripeto, adesso siamo concentrati a parlare adesso di qualcosa che succeda dopo, può succedere dopo, leveremo il focus attentivo, la concentrazione su quello che invece sono due partite secondo me molto molto importanti in cui abbiamo necessità onestamente anche di far punti, perché insomma, bisogna muovere la classifica, bisogna reagire subito alla sconfitta di domenica, quindi poi dopo faremo le nostre valutazioni, avremo un po' di tempo eventuali dopo queste due Ma il gioco va a Candela, visto le distanze che già da gare. Ecco, me queste sono valutazioni che faremo dopo con la società, queste sono situazioni che la società poi. Penso che su queste sono valutazioni più che altro che le può fare la società, che tipo di strada percorrere. Aspettiamo queste due gare e vediamo. Mister, lei diceva prima, ma lei ha la sensazione che in questo momento ci siano giocatori che non siano contenti di stare a No, Catanzaro? no, no, non ce l'ho questa sensazione, nel senso vedo che i ragazzi sono motivati, eccetera, però dopo, ma questo vale per Catanzaro, per qualsiasi squadra, quando c'è una situazione di mercato, qualora ci fosse, qualche giocatore scontento, noi non lo tratterremo da questo punto di vista, perché ripeto, ci vogliono i giocatori motivati, quindi soprattutto per me è più importante un giocatore magari meno forte tecnicamente, ma più motivato e più forte caratterialmente, quindi loro sanno che devono crescere in questa situazione. Poi vedremo, no? No, questa sensazione non ce l'ho perché i ragazzi comunque si sono sempre impegnati, hanno sempre dato tutto, insomma. Senta, ritornando un attimo al lavoro che avete svolto l'ultima, lei diceva che ha trovato soluzioni diverse, insomma, Sì. in partita, domani potremmo vedere queste soluzioni. Sì, potremmo vedere una disposizione leggermente diversa con degli adattamenti perché insomma, ci siamo accorti che in queste tre partite, al di là, non è una nostra questione di sconfitta nell'ultima partita, al di là di abbiamo sofferto, forse un po' meno nella seconda, ma insomma, in tutte e due le partite in casa abbiamo sofferto notevolmente
certe situazioni di densità in mezzo al campo, abbiamo sofferto le distanze di gioco tra attacco e centrocampo. E quindi probabilmente può darsi che attueremo una disposizione in cui abbiamo una densità maggiore, e quindi per cercare anche di palleggiare un po' di più, perché questa squadra ha queste caratteristiche tecniche e le deve sfruttare, perché se abbiamo le caratteristiche tecniche e rincorriamo sempre l'avversario, il pallone dobbiamo tenere, perché i ragazzi sono bravi a tenerlo, quindi devono avere la personalità di tenere il pallone, soprattutto nei momenti difficili. Questo è un po' mancato. E su questo dobbiamo crescere, perché la squadra deve essere padrona, cioè cercare perlomeno con l'idea e con la tecnica di essere padrona del gioco, di controllare il gioco, perché tecnicamente palleggia poco, e quindi per le caratteristiche dei giocatori. Quindi in soldoni, mister, una sorta di 3-5-2, Sì, insomma. ci potrebbe stare, ecco, un infoltimento, cioè di essere un po' più solidi, un po' più folti nella zona centrale di campo, e poi eventualmente attaccare gli spazi laterali, insomma. Sempre rimanendo su ipotesi future, insomma, lei anche questo diceva prima, insomma, sono valutazioni della società, però le chiedo, lei crede che ancora siano raggiungibili i playoff? Aspettiamo queste due partite, perché ripeto, Ma insomma, lei è esperto. sono importanti. Nella vita non c'è niente di, no, preclusioni, non bisogna mai farle, e neanche proclami in tal senso. Quindi io, come si dice, pensare sempre in grande deve far parte del DNA di un allenatore e dei giocatori vincenti. Però guardare al piccolo, perché se pensiamo e guardiamo solo la vetta e c'è una buca davanti, ci cadiamo dentro. Quindi guardiamo al piccolo e pensiamo al grande. Mi sento sorprendere una cosa, io ho la Sì. sensazione che la partita contro la Casertana sia stata una sorta di spartiacque anche per lei, magari si è reso conto con maggiore contezza di quello che ha delle mani, No, ma io lo insomma. sapevo che c'erano delle difficoltà, perché se no non sarei stato qua, quindi l'avevo detto anche dopo la partita col Barlet. No, c'ero lungo, però Probabilmente insomma. mi aspettavo una crescita su certe cose che non c'è stata, però ci può stare. Poi, purtroppo, questo è un calcio che se tu non hai un'identità forte, vive di episodi. E onestamente, c'è stato qualche episodio, poi rivedendo la partita, che non ci ha girato bene, e anche là voglio dire, mo, adesso non è una questione di alibi perché abbiamo le nostre pecche, però tra il rigore di Messina e il gol annullato a Camara, che era valido perché l'abbiamo visto bene, sullo 0-0, cambia un po' la vita delle volte, può cambiare la vita. Quindi quando tu non hai un'identità forte sei legato agli episodi, che possono essere favorevoli o sfavorevoli. Dobbiamo avere un'identità più forte e cercare di portare gli episodi da parte nostra. No, io però mi riferivo al fatto che magari, insomma, immagino, Sì. insomma, le abbia fatto capire su chi poter contare un po' di più, su quali Beh scelte certo, io ho fare, le idee, insomma. sto vedendo chi ha dei requisiti giusti, però ne ho fatte tre, ci sono ancora altre due partite, e quindi certamente sto maturando le mie idee, è normale. Va bene, sì, grazie.